cambia, siamo noi. C'è un bambino che era al tavolo della natura e mi ha detto: ma tu, Paola, hai creato questa scuola per cambiare il mondo? E io ho detto: sì, è proprio vero. Ah, perché io pensavo che l'avevi costruita per me. E faccio: è vero, perché io so che tu cambierai il mondo. E quindi questo per me è un insegnamento, è rendere proprio reale quello che può essere davvero un'utopia per il mondo degli adulti. L'associazione Parlare Pace è nata nell'ottobre del 2012. È stata un'idea tra me e mio marito, una volta sposati. Ci siamo detti: ma che si fa nella vita noi da adesso in poi? Perché a vedere il telegiornale sembra che il mondo finisca domani. E quindi abbiamo deciso di investire in un progetto che vedesse le famiglie al centro. Quindi abbiamo detto: come ci arriviamo a queste famiglie? È sicuramente il bambino. Il bambino è al centro. E quindi con un'amica, Vanessa, in tre abbiamo costituito questa associazione che all'inizio prevedeva proprio l'apertura di uno spazio in cui i bambini potessero in qualche modo crescere felici. Ad oggi questo progetto ospita 35 bambini, all'incirca sono 22 famiglie e prevede la parte dello 3-6 e la parte 6-11 anni. L'associazione Parlare Pace segue due filoni fondamentali, uno legato alla pedagogia di Maria Montessori e uno legato alla comunicazione non violenta di Marshall Rosenberg. Questo connubio di Montessori-Rosenberg è nella quotidianità, in ogni cosa che viene detta o fatta. Maria Montessori mette al centro il bambino, quello che può essere un bambino, cioè l'uomo futuro. A fianco a questo c'è l'insegnamento di Rosenberg, che vede proprio questo approccio alla comunicazione in un modo che metta in risalto quello che io sento e quello che io desidero. Rosenberg propone un modello di comunicazione dove si può ricevere e si può parlare in comunicazione non violenta. Quindi mettere Rosenberg nella quotidianità vuol dire che noi qui, che lavoriamo qui, abbiamo questo tipo di comunicazione. Il progetto, perché sopravviva, è necessario che abbia una sua entità e identità nell'approccio, quindi ci vogliono persone formate. Poi c'è la parte dei genitori, senza la quale non è possibile andare avanti, quindi sono veramente due facce della stessa medaglia. I genitori cosa fanno? I genitori si organizzano autonomamente, in gruppi, chi tiene la pubblica relazione, chi tiene l'organizzazione degli eventi, chi tiene, per esempio, due genitori che ci hanno aiutato con i permessi comunali, chi è architetto, chi è ingegnere, insomma, tutto fa. Si danno proprio manforte e ci aiutano in questo. Il restauro di questo edificio, che all'epoca non si chiamava ancora a Scuola Libertà, ma l'ex scuola elementare di Vargecchia, è cominciato ad agosto del 2017. I genitori si sono organizzati, chi si è improvvisato in bianchino, chi falegname, chi si è improvvisato elettricista. Oltre a loro abbiamo avuto anche la fortuna di conoscere elettricisti veri, falegnami veri, e quindi è stata proprio una sinergia di intenti e di risultati, ce ne sono stati dei bei risultati. Ci riuniamo di solito una volta ogni 15 giorni per parlare più o meno delle organizzazioni riguardo alle uscite. Quest'anno due genitori sono occupati delle uscite, quindi hanno organizzato nel minimo dettaglio tutto. E quindi ecco, non è compito più dell'educatore o mio
organizzare questo, ma sono i genitori che portano il loro aiuto. Per quanto riguarda la retta, è stato deciso in assemblea una quota. E è stato anche detto che chi non riesce a pagare quella quota si organizza in un modo diverso, potrebbe dare un aiuto in qualche altro modo. Se penso a un sogno, è rendere possibile quello che per tanti è un'utopia, cioè mettere in pratica. Quindi quando io mi trovo dei bambini che hanno 7 anni, il mio sogno è che loro siano delle fiaccole, delle piccole fiaccole nella loro quotidianità. E mi commuovo, perché li vedo.